Bella a tutti ragazzi, qui Golis e ben ritrovati sul canale The Maniac. Signori, oggi siamo qui con questo nuovissimo video, sempre su Call of Duty Black Ops 3. E oggi siamo con un'altra analisi e un altro settaggio delle classi. Però signori, prima di iniziare volevo ringraziare Danny per la sua ennesima analisi fatta a quest'arma che è il Locus per oggi. Poi vi invito ad andare a vedere il video di Nava nel canale dei War Chemical. Abbiamo fatto un video insieme, una sfida su Nuketown, però non vi spoilerò niente di più, quindi andate sul canale dei War Chemical a vedere questo video. E poi vi invito ad andare a vedere i video della campagna che o sono usciti o stanno per uscire. Però partiamo subito con questa analisi. Oggi, come già detto, andremo ad analizzare il Locus, che è il secondo cecchino a nostra disposizione, e quindi partiamo. Allora, il Locus è un fucile da cecchino bolt action ideale per i giocatori mobili che si divertono a provare il brivido di qualche quick scope. E per chi usa questa sniper in modo classico, appostandosi come un cane negli angoli più remoti. Scherzo, ma non ci perdiamo in chiacchiere e andiamo subito all'analisi. Partiamo subito con il danno, 14 punti dalla sua parte. Non è il più alto della categoria, ma siamo su livelli abbastanza buoni. Non one shotta sempre con un colpo, per essere più precisi dipende dalle parti del corpo dove noi andiamo a sparare. E come potete vedere a schermo da questo manichino, one shotta dal torace alla testa per poi fare solo hit marker a scendere. La portata è a 14 punti, a riguardo ottima per un cecchino. Li beccheremo anche da parte a parte delle mappe. Per le grandezze delle mappe la portata è molto bilanciata. Cadenza di fuoco 3 tacchette, questo perché è un fucile a culatta mobile, cioè noi dovremmo mettere il colpo in canna tramite l'otturatore che vediamo sulla nostra destra ogni volta che spariamo un colpo, e ci impiegheremo poco meno di un secondo. Quindi dobbiamo noi essere abili quando ci troviamo con più nemici a destreggiarci con questo piccolo handicap, ma tutto questo fa parte delle abilità del giocatore. La precisione, nella precisione troviamo ben 14 tacche, davvero molto buona. Non oscilla ed è tanto stabile, anche dopo aver sparato un primo colpo, davvero niente male. Ebbene ragazzi, ora parliamo degli accessori con cui andremo a migliorare il nostro Locus. Del base il mirino è ottimo per qualsiasi tipo di giocatore, come vi ho parlato prima, uno zoom ben equilibrato, non troppo profondo, ma nemmeno sta lì a limitarci la visuale, quindi lo lasciamo così. Ci concentriamo un po' sulla cadenza di fuoco perché, come abbiamo detto prima, il primo colpo in canna ogni volta che andremo a sparare, e la miglioreremo leggermente con il fuoco rapido, guadagnando qualche decimo di secondo. In secondo luogo vi consiglio di andare a potenziare ulteriormente la precisione con la CPU balistica, quella che state vedendo in questo video. Sulla secondaria obbligatorio una bella pistola in modo da salvarvi dalle brevissime distanze, e vi consiglio un RK5 che state vedendo sempre nel video in sottofondo, con una bella cadenza di fuoco. Letale tattica dipende un po' da voi. Personalmente, per il modo di giocare che ho con il cecchino, metto una bella granata, ma voi potete decidere ciò che volete. Nel caso lo state usando come lo uso io, quindi camperando su una finestra, vi consiglio di mettere le mine, quelle che si attaccano al muro e rimangono lì, poi quando ci si passa sopra esplodono. Quindi io vi consiglio quella, almeno per come state vedendo questo gameplay. Poi ognuno sceglie quello che vuole, la granata, la Semtex, la termica, eccetera eccetera. Poi abbiamo, se mi si accende il telefono, Perk. Allora, perk parte importante, sicuramente avremo fantasma sul TR1, sul secondo prestigiatore o sangue freddo, e sul terzo vi consiglio percezione ambientale o silenzio di tomba. Se poi volete andare a a non avere sia letale che tattica, vi consiglio di mettere la wildcard, che vi darà secondo perk sul TR3, e a quel punto metterete sia percezione ambientale che silenzio di tomba. Nel complesso ragazzi, il Locus l'ho provato fin dalla beta, mi piace tanto, ma non sono troppo soddisfatto dal suo danno e spesso mi trovo a litigare con gli hit marker, quindi ci vuole una buona mira.
Per il resto vale la pena usarla e divertirsi soprattutto a quick shottare. Vi do un paio di nozioni tecniche. Per scaricare il caricatore da 10 colpi base ci impiega 10,40 secondi. E tra un colpo in canna e l'altro sono riuscito a calcolarlo, attenzione, di base, cioè senza fuoco rapido, ci metteremo 0,75 secondi. Per ricaricare 3,18 e a caricatore vuoto 3,50 secondi, quindi un tempo veramente veramente lieve. Bene ragazzi, spero di esservi stato d'aiuto. Danny, ci sei sempre d'aiuto con queste bellissime analisi. Il video è anche finito. Quindi ragazzi, spero che questa analisi vi sia piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, a breve vi porteremo anche altri video per quanto riguarda non solo le analisi delle armi, ma vi porteremo anche qualcosa di un po' più competitive con tutto il clan, quindi... colgo l'occasione per salutare tutti i ragazzi, saluto tutto il clan, saluto il clan The War Chemical, saluto tutti voi ragazzi che ci seguite sempre, siamo arrivati a 170 iscritti, continuiamo così ragazzi, condividete i nostri video, fateci conoscere da tutti i vostri amici e che dire ragazzi, da Golis è tutto, qui i The Maniac, enjoy! Yeah.